Allora tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Loki01 e oggi chiamano su nel gioco dei Guardiani della Galassia. La gravità nel cervello. E siamo sulla nave di Corel, però è mezza distrutta, non sapevo cosa sia successo né a lei e né a sua figlia, o nostra figlia, entrambi. Non mi piace. Cos'è stato? Non lo so, può uscire solo di qua, ma non c'è corrente. Sarà su un circuito diverso. Non puoi trasferire dell'energia. Non le ho io le pistole elettriche. Quindi se facevo così, no? Funzionerà. Ok, così sì. Perché succede sempre così? L'avete sentito tutti, vero? Sì. È successo lo stesso quando stavo ripristinando la gravità. Diamine. Proprio come è successo sulla roccia. Esatto, un tentativo disperato di mantenere una posizione difensiva. Attenzione, si chiama questo terminale. Ci era detto solo che avremmo abbandonato la zona di quarantena, anche se dovevamo passarci ancora qualche rotazione. All'inizio mi ha fatto piacere, ho pensato che ci avessero concesso una licenza. Poi è cominciato, non so dire da dove, ma ha invaso la nave. Cosa? Forse potrebbe essere quella piastra in cui stavamo tutti pregando, potrebbe essere una parte di Dio che stava cercando il sacerdote e che è una specie di alieno che ha detto ha invaso la nave. La gente ha cominciato a cambiare. Abbiamo pensato fosse un virus, forse è per questo che abbiamo abbandonato la ZQ. Ma è peggiorato, volevano che ci convertissimo a qualcosa. Abbiamo cercato di contattare Nova Xander, ma l'unimente non ha risposto. Forse un virus tecnologico, perché che ha bloccato le trasmissioni sia con noi quando Nick si stava parlando qualche episodio fa che con l'unimente. Forse. Poco dopo hanno cominciato ad ammazzarsi. Quindi non hanno ammazzato coloro che non si volevano convertire. Ci danno a tappeto. A cazzo di cane. Alcuni sono scappati verso le capsule di salvataggio, ma erano già lì ad aspettarci, o subito dietro di noi. Erano ovunque. Qualcuno è fuggito. Io ho deciso di rimanere, si salvassero loro. Ah, Meggia, chissà chi è questo eroe che si è salvato, che si è sacrificato per salvare gli altri. E spero che una di queste persone che si sono salvati con la capsula di salvataggio sia Nicky e Corel. No, bugia, Nicky era già... l'avevano fatto il lavaggio del cervello, quindi non credo che si sia salvata. Mi sento parlare di qualche matriarca. Cercherò di nascondermi, ma no... mi resta molto tempo, mi fa male tutto. Voglio solo che smetta. Il dolore o che ci sia questa cosa? Questa strettoia è ideale. Tutte queste bruciature dei blaster vengono da armi standard. Questi cadaveri. Se hanno combattuto, dove sono i cadaveri? Giusta osservazione. Ce n'erano pochi anche nell'hangar di evacuazione. Forse sono fuggiti tutti. Non ci spererei troppo, Peter. No, okay, hanno detto che hanno ucciso a tappeto. Qualcuno dica a quel. Dai, basta. Non puoi dirmelo direttamente. Ok. La tua ragazza probabilmente non ce l'ha fatta. Questa era pura cattiveria. Solo l'alimentazione d'emergenza. Rapporto per il cane, energia assente in diverse sezioni della nave. Cos'è che ci sfugge? Facciamo un riepilogo. La tua ragazza ci ha arrestati? Insieme al prete, il grande unificatore Raker. Poi la sua nave è esplosa. Sì. Forse è lì che è cominciato tutto. C'è qualcosa dai. Sulla nave di Raker. Un gas, forse, che è stato rilasciato dall'esplosione. Ho già usato una cosa simile. Già, lo pompi nell'aerazione e si diffonde in tutta la nave. Dobbiamo preoccuparci? Se non siamo già impazziti, possiamo stare tranquilli. Che questo... Se conoscessi questo meglio questa bagnarola, avrei potuto capire da dove è cominciata. Sai dove siamo, Gamora? Purtroppo no. I Nova non mi perdevano mai d'occhio. Generatore della nave. Avevano buoni motivi per non fidarsi. Ci risiamo? Affermavo solo che la sfiducia dimostrata dai Nova era accurata. All'epoca. Beh, facciamo così. Prima capiamo cosa sta succedendo e poi capiamo come migliorare il lavoro di squadra. Vuoi ignorare l'ovvio perché è scomodo affrontarlo? Sì. Appena torniamo sulla Milano facciamo un bel discorsetto. Croce sul cuore. Sembra una pratica pericolosa. La croce sul cuore è un modo di dire dei scout.
adesso ho capito perché brancolavamo nel buio. Guardati come sei sexy. Smetti di provarci, un pochino strano. È normale che sia ribaltato. Solo se vuoi sparare tutta l'energia della nave verso il soffitto. Non ha proprio senso. Deve esserci un motivo. Uno brutto. Prova la console. Possiamo usarla per reinvertire il nucleo. O deinvertire? Divertire? Rocket. La console è bloccata perché le staffe sono ritratte. Se riusciamo a farle uscire dai pannelli laterali, possiamo ribaltare il nucleo. Le staffe sono bloccate perché non c'è corrente. Possiamo accenderle a forza. Deve esserci un altro macchinario lassù. Gamora, mi dai una spinta? Ma certo. Ok. Sì, ha funzionato! Dai, le pistole sono meglio come attrezzi da lavoro che come armi. Bel tentativo. Ora liberiamo l'altra. L'altra si trova lì. Ah, si fa con la stessa. Gamora, dai. Pensiamo alla seconda staffa. Ma non posso fare perché? A posto! No, che fatto. È una cavolata, era una cavolata. Faccio io o fai tu, Rocchetto? Basta razzeggiare. Non funzionerà senza le staffe. Adesso colpo elettrico. E i colpi elettrici passano tra i nemici. Ma è come le frecce di Atreus del primo God of War del 2018. Nemici raggiunti. Ok. Ragazzi, abbiamo compagnia. E altri di quei passoi di infetti. Speravo di trovare dei Nova Corps. Oh, ma boh. Che bello. Ah no, è proprio finito. No? Aspetta, ma buttare una bombetta? Questi cazzi! Ti faccio affazzi! Che non si fossero fatti deviare mentalmente. Tanto semplice. Attaccare i Nova Corps aumenterà la multa! Ti hanno attaccato! Avete notato? Infatti, ci hanno attaccato loro! Appena abbiamo allontanato il reattore dal soffitto. Dobbiamo salire là sopra. Ma noi già abbiamo due livelli. Riferirlo al capo. Rocket, cosa dice quella console? Che sta a te fare gli onori di casa. Oh. Vediamo, possiamo. Drax è maxato. Ah no, forse quello di Rocchetto. Eppure lui. Che butta una granata. Prendiamo la granata di Peter dopo. Se in questo episodio riusciamo a fare il terzo livello, facciamo questo. Sorpresa! È un grosso ascensore. Possiamo usarlo per andare lì sopra. Niente fichissime tutine volanti per i soldati e i meccanici Nova, mi sa, eh? Tipico. Nessuno ha più rispetto per gli ingegneri. Se ti interessa l'efficienza... Wow! Ah, delle morse! Ci vogliono incastrare! Altri ospitati in arrivo! Cosa è successo? Perché siamo sopra? Ci basta rende e reinvertirlo di nuovo! Prima li facciamo fuori! Aia! I fulmini, capito? Meglio di un guardia! Bombo! Che cos'è questo qua? Attenti! È armato di mine! Bersaglio indifeso! Ma non gli avevo fatto un cazzo! È vero! Il bombarano è fastidioso! Dovremmo ammazzarlo! No, povero il bomber! Però sì! In questo caso fai schifo il bomber. Occhio alle mine! Ok, ora questo subisce un pochino di male. Sì, il vai. Il bersaglio richiede precisione! Vai fuori, Drax! Faccio le teste ai fanatici! La loro follia finisce qui! Aiuto! Aspetta che posso fare così con i pugni, le mani. E bello fai, il Rocchetto. Ok, ora manca l'ultimo. Scusa, sono le mine, ne ho abbastanza. Peter Quill, lascia che le distrugga. Buona fortuna con quelle mine. Ciao, così. Boom! E credo che abbiamo finito. Togliamo quelle morse, così possiamo proseguire. Posso sbloccare la granata di Peter. Vai.
Niente bicipiti, ma stavolta abbiamo una sala comandi per spippolare. Guarda, posso rimuovere le morse da qui. Bene, non saranno delle morse a fermarci. Ah, viscidi bastardi! Hanno rimescolato i circuiti e adesso non posso sganciarle. Sono stufo di queste morse. Dovremmo reindirizzare i circuiti a uno per resettare la griglia. Ecco, ti apro la porta. Dovresti riuscire a vederla usando il tuo visore. Ok, ho il visore, adesso? Esattamente quello che cercavo. Oh, ma devo fare tutto sto enigma gigantesco. Vabbè, si fa, dai. Forse ho un'idea. Usa le radici per alzare la piattaforma con me sopra. Una spinta radicale, se vogliamo. Che figo. Bel trucco. Groot ama rendersi utile. Lui è sempre utile. Vai. Ma che serve l'ala sopra, tra l'altro? Ah, sono lì. Per romperci un sacco le scarpe. Serve a mantenere la pace. O a scatenare estrema violenza. L'idea è quella. Dovendo fungere da mediatore in un conflitto, vada per terra. Che noia. Credo che Corella sarebbe d'accordo con te. Secondo me c'è un problema di bottoni. Perché qui dice sali su, ma il massimo è questo che mi fa salire. Secondo me mi dovrebbe far salire lì sopra, però mi dice... il tasto per andare sopra è lo stesso per sparare. Tiralo su, Groot! Sono stupido io, niente. Si sale! Era una cavolata, lo sapevo, vabbè. Ognuno è successo qualcosa? Ha i propri limiti mentali per fare queste cavolate. Ok, comincio a capirci qualcosa. Sta attento che ti rubo il lavoro. Vuoi fare cambio? Io sto volentieri al posto del capitano. Ti siedi spesso al posto del capitano. Ho sentito male, vero? Ah, e che ho aperto? Oh, una scatola dei cosi. Vestito. Vediamo che vestito ci abbiamo preso. Ah, di nuovo costume di nuova corsa, però questa volta di Rocket. Non credo che ci sia altro qui. Attiva l'ascensore, no? Dobbiamo fare questa cosa e basta. Ah no, è quest'altro terminale che dobbiamo utilizzare. Ti voglio? Sì. Le morse demordono! Bravo! Ora torna qui prima che ti abbandoniamo. Sì, no, perché mi dovete abbandonare, cattivi? Sì, una cosa scandalosa. Siamo d'accordo che qualsiasi cosa stia succedendo non va affatto bene. Mi sono bloccato via con uno stupido energia. Sarà importante per i loro sforzi. Qualsiasi cosa sia, ho voglia di romperla. E poi tornare da Cosmo per la ricompensa. Ok, questo è il nostro piano. E credo che sia qui. Devo rompere questo. Queste porte sono sigillate. Drax, colpisci il pannello dove convergono i capi. Fammi spazio. Ah, ok, fatto. Se fosse una cavolata invece, la scelta giusta. Scendiamo ancora. È strano che non riesco a trovare i collezionabili. Vieni in California, vedrai che bello. Ci divertiremo da matti. Cos'è stato? Oh, niente. Non tu. Devono aver ribaltato il nucleo. Si è appena riavviato qualcosa. Ora siamo bloccati nell'aerazione. Bravo, Quill. Oh, ma sempre colpa mia. So che ce l'hai con me e mi dispiace. Così accettate. Questa volta che stavamo così, abbiamo osservato il sacerdote. Abbiamo cose un po' più importanti in ballo delle scuse di Quill. Wow! Porco razzo! Cosa stanno facendo questi cacchio di Kabuna con Traxia? Cos'è questo coso, Rocket? Ma è un ciuccia energia. Un cubo. Oh, dovrei controllare da vicino. Peter Quill, siamo già stati in quest'area. Sì, credo. È quasi che la stiano accumulando. Ma che razzo? Che lag. Qui è esploso lo shuttle di quel predicatore. Sì, ma ora c'è qualcosa di diverso. Per via di quella macchina enorme. Ma te l'assicuro, Peter Quill, è qui che tu e la ragazza avete quasi perso la vita. Allora cos'è? Usano il raggio per caricare una specie di batteria.
Porte galattiche IO standard! Separatori Glassmet Righeliani! Cato di Kree! Ho capito giusto un paio di parole! Kree mai e basta. Non ho visto nulla di simile! Sì, ma che cosa stanno ciucciando per dare ovunque, energia? Non capisco di che energia si tratti! La fede, per un'altra volta. Per il cane. È assordante! Questa cosa deve essere distrutta! Non sappiamo neanche cosa sia! Inoltre rischiamo di fare a pezzi l'intera nave! Ma così cadiamo nell'iperspazio! E moriamo? No? Ok, si può scendendo giù. Guardiano di galassia, Wilcox. L'indagine indica che Ala Hope è chiave per mistero di galassia. Cos'è il rumore? Stiamo preparando un rapporto dettagliato. Fancubo il rapporto. Digli che la mano magica ci ha quasi uccisi. C'è un problema sulla nave, ed è grosso. Tu dare dettagli. I Nova Corps sono impazziti. C'è stato uno scontro, ma non ci sono cadaveri. Oh, e c'è anche un cannone laser gigante. Guardiano ha trovato Centurione Corel? Non ancora. Ancora no. Guardiano deve trovare. Potrebbe avere risposte. Però potrebbe essere lei l'artefice di tutto ciò. Non volendo. E lei ha l'armatura da centurione. La tua esperienza contro i centurioni sarà indispensabile, donna. Armagliarsi! Chi va questo? Drax, così? Volete dirci che sta succedendo su Contraxia? I complimenti non hanno nessun effetto. Boom. Hai freddo? È congelato, dai, facciamo così. Rocket, bomba! E facciamo che granata. Boom. Li distruggerò tutti. Ma aspetta che i colpi elettrici fanno un botto di male, abbiamo. Spero che non sia... Tagliamo corto! Ok, boom! Posso distruggere tutto! Gamora! Taglia lì! Boom! Abbiamo fatto un pochino di male a questo. Rocketto, che cosa fa? Sarà una degna battaglia! I centurioni hanno sempre un asso della manica! Che ci serve? Sono altri sciroccarli! Agli effetti, Rocket! Bello, ma quanto fa la bomba di Rocketto? Direi che era inevitabile. Fai così, fai così. Fai così. Pugno in faccia al centurione. Di qualunque cosa stia. Bello! Ci serve Corella, ci serve. Sta incominciando a diventare anche bello complicato. Potremmo vedere nel suo ufficio. Abbiamo fatto tanti danni con i barili. Quelli esplosivi e tutto quanto. Sì, Drax l'ha vista quando siamo arrivati. Drax, ho bisogno che sposti questo. Immagino che tu abbia un piano. È stata tutta fatica sprecata. Ogni buon piano è diviso in fasi. Stai leggendo qualche idiozia di Nate? Dobbiamo assolutamente fermare quelle batterie, Peter. Lì vai la corpetta. Rocket, puoi vedere dove va quel condotto? Tutto pur di uscire da qui. Siamo pronti, nel caso il ratto decidesse di distruggere il macchinario. Che è una cosa. Ma fuori volanti procede, sì, con grazie. Cautela. Sappiate che non le ho bloccate per sempre. Serve un modo per passare. Questa proprio volta prende un cubo? Sì, bravo, me stesso. Andiamocene prima di scoprirlo. Andiamo avanti prima che ci tunnel da questa parte. Per fortuna non si è fatto vivo nessuno. Energia in testa. L'unificatore ha rilevato un'intrusione. Dividiamoci. Li troveremo. È il volere. Veloci! Ce ne sono troppi! Nel buco! Saltate! Mi vuoi spiegare perché sei saltato con la ragazzina? È tra le cose più stupide che ti ho visto fare. Era così preoccupato, dovevi vederlo. Ehi, Starborn ci serviva per il capitano. Temevo che se fosse morto sarei finito di nuovo in cella. Era adorabile. Vi detesto. L'istinto paterno di Pide. Oppure l'istinto da eroe. Credo proprio che sia giusto. Tu credi?
L'altra volta c'era un tale macello. Ci penso io se vuoi. No, no, no. Tu fai esplodere tutto. Un pezzo della nave del qualificatore. Guarda quello che è. Quando ci hanno arrestati, hanno detto che Raker era stato fermato per le stesse ragioni. Non proprio le stesse. Stava rubando nella zona di quarantena. Come fai a dire che è diverso? Nicky ha parlato di una caccia alla divinità, mi pare. Quale divinità vivrebbe nella zona di quarantena? Probabilmente una da tenere in quarantena. Concordiamo che il capitano e la ragazza siano quasi certamente morti? Corelle è sopravvissuta alla guerra e ha una relazione con Peter. Scommetto che questa volta non ce l'ha fatta. Vuoi davvero scommettere sulla vita di una madre e di sua figlia? Si ottimizza. Nicky è una delle ragazze più in gamba che conosco. E Corel è una guerriera. Sono strasicuro che sono vive. Attento laggiù, Peter Quill! Sì, che... rispetto all'altra volta è tutto più brillante. Forse la ragazza galleggia la deriva a faccia in su. Funzionerà. Rax, credo proprio che oltre quei tubi possa esserci qualcosa. Davvero interessante, Peter Quill. Forse dovresti parlarne con l'assassina? Gamora, il pavimento non troverà più a ucciderti. Ok, almeno troviamo i costumi. Bello questo. Questo lo voglio mettere. Non ha senso con lei, però per il momento ci sta. Visto che stiamo, ci mimetizziamo anche noi, ci mettiamo anche noi l'armatura da centurione. Che qui è dove abbiamo trovato nei scorsi episodi. Questo vestito dovrebbe essere qui avanti. Vedete dove sta il robot? Qui si poteva scendere. Non è che tu hai visto Nicky? Scusa, cosa? Sicuro di stare bene, Peter? È uno dei robot di Nicky, gli dà anche dei nomi. Si prende cura di loro, cose così. Ah, vedete? Non mi sembra molto curato. Ok, quando stavi con Nicky qui c'era la capsula per questo vestito, invece questa volta materiali. Quindi questi robot danno, li puoi muovere tramite i colpi elettrici. Buona a sapersi. Perché lei a sinistra non sa c'è una nube velenosa? Ok, non ricordo che l'ultima volta ci fosse questo gas verdastro. Forse intendi il gas verdastro letale? Tutta la nave è una trappola mortale. Di sicuro c'è un modo per liberare questi tubi. Lo spero, perché non mi infilerò mai in quel disastro. Puoi usare la tua arma di ghiaccio, Peter Quill? Ah, grazie. O magari ami crogiolarti nel tanfo inebriante della morte. Ok, fatto. Per fortuna che c'è il nostro... Ok, era tremenda. Amico Drax che ci dà i consigli. Ah, altro gas letale. Magari Nicky e Corel lo usano per proteggersi? Oppure, aprite le orecchie, sono già morte. La tensione è palpabile. Oh, che ne dite di farla finita, tutti e due? Concordo, oppure risolvetela lottando all'ultimo sangue. Ehi, non che riuscire la situazione, no? La squadra. Senti, Rocket, lo so, a volte faccio pietà, capita a tutti noi. Sarà per questo che ci siamo trovati. Io non faccio pietà. Il punto è, ci tengo alla squadra. Ma ora non siamo noi a essere nei guai. E Nicky è solo una bambina. L'importante è che sia chiaro che fai schifo. Cristallino. Ah, facendo quella cosa forse ci ha sbloccato questo buco. Ecco, è la strada giusta, sicuramente. Nicky ha un rifugio segreto un po' più avanti. Sì, qui è dove stavano i disegni l'altra volta. Sì, dopo aver controllato questo. Non rompete nulla, per lei è un posto importante. Oh, wow! Nicky ha fatto tutto questo. Molto figo, eh? Nicky! Piccola, fatti vedere! Magari prova a essere meno spaventoso. Sono Peter! Anche questa ragione. Pirata! Nicky! Se avessi detto tuo papà... Dobbiamo arrivare in quella stanza. Che questo va così, quindi voglio... Vai, Rocketto. Hai il corpicino da bambina. Dici che ci passi? Ritenta, Quill. Con gentilezza, Peter. Vai, Rocket, per favore. Il frastuono non si arresta.
Sono preoccupato per Nikki, ok? Temo che possa essere ferita o spaventata o non so cosa. Potresti per favore vedere se è lì dentro? Non vedo, bambine. Ok, qui c'è un terminale. Ah! Chewbacca! Attento, Peter Quill. I giocattoli dei bambini nascondono spesso delle trappole. Non no, credo. Non è di Nikki, è mio. Ci stiamo prendendo la sua roba, perché in tal caso... No, voglio dire che un tempo era davvero mio. Quill, puoi venire un attimo? Cos'è quel coso? È ossessionata da te. Perché ha un tuo giocattolo? È un regalo che fece a Corella quando stavamo insieme durante la guerra, un ricordino. Nessun significato strano. Questo significa qualcosa? Quanti anni ha la bambina? Azza, ha fatto il test 12. Di paternità. Congratulazioni, Peter Quill. Sarai un pessimo padre. A meno che non sia morta, in quel caso non importa. Aspetta, ci hai portato qui per questo? È ovvio, la bambina ha 12 anni. Quella ha giaciuto con la madre 12 anni fa e conta. Dai, affronta la realtà, voglio sì, vedere. Ok? Sì, le date potrebbero combaciare, quindi è possibile, credo. Non è che me l'hanno insegnato a scuola. Che bell'inizio. Ok, possiamo prima capire se Corella e Nikki stanno bene? Qui non ci sono, quindi dobbiamo continuare a cercarle. C'è un terminale lì che sbrilluccica come se non ci fosse un domani. Ah, c'è anche un banco da lavoro. Questo l'ho già visto. Un tempo era di Corella. Quindi è anche ladra. Oh, gliel'ha dato Corel. Avrà preso dal padre, no? Gli ha rubato il... Mi ha rubato del DNA per fare questo coso. Anche alla madre. Come cazzo ci ha fatto? Forse quando ci hanno imprigionato. Però voglio vedere se sarà un diario di Nikki. Non vi sentite a disagio a frugare tra le cose di Nikki? No. Cadetto Gold, possibile che sia lui? Non è per niente come lo immaginavo. Sarà un bene o un male, ma sta parlando di noi. Non sembra come gli altri adulti, cioè più o meno. Ma anche una sì, ma è anche una specie di bambinone. Gli sono piaciuti i miei disegni. I Teresi si vestono tutti così? In questo caso, perché? Mamma non vuole dirmi niente su di lui. Dice che devo dimenticare di averlo incontrato. Un motivo in più per continuare a scavare. Peter Quill è il padre. Come si chiamava? Il dovere di intromettersi nella pensieri? Sua vita. Qualcosa pensieri. Troppi pensieri. Se avessi ottenuto 80 okay. Oggetti in dove più, eravamo? Va bene. Congratulazioni per la paternità. C'è una strada per l'ufficio di Corella dai tubi sulla sinistra. Sì, vedo un passaggio. Potrebbe essere chiuso dall'interno. Scusami, Starpa. Ah, Star-Lord, Star-Papà. Ragazzi. No. Possiamo evitare le battute? Non sappiamo se stanno bene. Posso preoccuparmi anche mentre mi prendo gioco di te, Peter Quill. Idem. Ok, c'è aperto. Pensavo ci mettesse un pochino di più, invece no, dai. Lo ammetto, la postazione della bambina è notevole. Ha collegato il terminale alla rete d'emergenza in modo impeccabile. Lì non si può entrare, l'ho detto, a destra. È sveglia. Forse Peter Quill in fondo non è il padre. Già, sono d'accordo. Non è abbastanza tonta. Magari ha preso tutto dal lato materno? Offenditi. Se avessi un figlio, sarebbe super fico e intelligente. Quindi, come Nikki? Credo, sì, forse, sì. Già, quindi ha di certo preso dalla madre. Avviso urgente di quarantena. Unimente Xandria. No, Xandriana. Inviamo questo messaggio a ogni casco, terminale e dispositivo personale Nova Corps affinché tutti gli ufficiali ne siano informati. Siete pregati di contribuire alla sua diffusione. In seguito ai recenti eventi sulla Sala Hops e sulla roccia, siamo stati costretti a porre entrambe le stazioni in quarantena. È proibito il contatto con chiunque fosse stazionato lì di recente. Non accettate comunicazioni, segnali di soccorso o richieste di rete d'aiuto finché la situazione non sarà stata chiarita. Un pochino too much, però ci sta, poi vedete che cosa succede dopo. Se qualcuno va a soccorrergli, se gli inviano una richiesta di soccorso. Crediamo sia stato lanciato un attacco psicologico contro i Nova Corps, ma al momento non ne comprendiamo la modalità. Non è chiaro se possa trasmettersi da persona a persona,
ma sapeva che si diffonde rapidamente. Si rende necessario l'isolamento per evitare ulteriori infezioni nell'immediato futuro. Buono. Quello che dicevo prima. Quello è l'ascensore che ho preso con Corella e Nikki. Se ci va bene, forse stanno scendendo proprio ora. E quando mai ci va? Oh no. In effetti sembra improbabile. So solo che sto iniziando a detestare questo ascensore. Partiamo. Aia! Ma gli attacchi mi rifanno un botto di male. Io lo sospettavo! Ecco perché era così entusiasta di accettare la missione. Contro. Granate. Ah! Siete feriti? Una cavola, dai. Erano Certo, pochi. ora inizi a comportarti da paparino? Stiamo bene, Peter, sappiamo difenderci. Lo so, ho Le solo. troveremo, tranquillo. Ok, questo L'ufficio di Corella è da dovrebbe essere qualche parte in alto? l'ascensore Sì, nostro. dobbiamo cercare di salire. Forza, all'ufficio di Corella. Avanti, ammettilo, Quill, al momento stai sclerando. Questa storia del padre sfigato ti sta logorando. C'è chi ha No, bisogno di mantieni la anni per calma. comprendere certe Noi siamo responsabilità. i capitani dei Questo Guardiani non della cambia Galassia. nulla, sono tranquillo come un ciocco. Ciocco di legno? Groot dice che nel profondo tutti i ciocchi che ha incontrato erano Ah. terrorizzati. Interessante come cosa. Ehi Ok, siamo là! arrivati. Che è Corella! successo? Perché ci sono tutte queste Nikki! scritte? È Disegni? deserto. Cose strane. Abbandonato. Forse si Chi sono nascondono. quei cosi Prima viola che fanno c'erano in quelle cucina? strane scritte sul muro. A destra. Provo ad accedere al suo computer, magari mi ripulisco la fedina penale. Rocket! Sto scherzando. Then Ora accedo al back. registro. Vuoi sapere cosa è Promise. successo qui o no? Ok, noi diamo un'occhiata in giro. Potremmo trovare qualche indizio utile. Sono chiari segni di lotta, Peter Quill. Sì, non promette nulla di buono. Ah, appetitoso. La somiglianza è sconcertante. Non Sarà un mi somiglia ologramma il per suo? niente, è blu. E Era come poi, ogni Cree. perché Corel non me l'avrebbe Credo. detto? Per proteggere la figlia, Peter Quill, E questo promenare con chi è? te è stato un reato capitale per le leggi sulla purezza Cree. Non è una cosa vera, giusto? I Cree sono molto rigidi sul proprio lignaggio. Quindi, quando Corel diceva che non avremmo Lo dovuto. diceva per questo. Eh sì. Ma qui abbiamo un altro terminale. Ci facciamo i fatti anche di Corel. Oltre a quelli Questo di Nikki. cos'è? Una specie di minaccia. Il Consiglio Cree chiede prova del retaggio di Nikki per le leggi sulla purezza Cree. Ah, Da un quindi punto di vista cosa hanno legale, scoperto? accoppiarsi con te è stato deplorevole. Anche da altri punti di vista. Per Non va affatto bene. No, no. te? No, No, per lei. per Nikki. Che probabilità ci sono che sia tutta opera dei Cree? Il Consiglio della Purezza non è criptico. Se punisce qualcuno, si assicura che tutti lo sappiano. Corel e Nikki Ah, sarebbero appese in bella quindi vista. tutto ciò che sta succedendo potrebbe essere causa nostra. Cosa che è successo 12 anni fa? E l'hanno scoperta da ora? Un pochino too much, però. Un pochino. Stato italiano, potete vedere, eh? Non è che dopo 2 giorni va tutto in prescrizione, come succede in Italia. Va bene. Comitato per la purezza Cree. Come ben sapete, il prossimo ciclo l'accusatrice partirà per un viaggio diplomatico su Ala Ops. Per discutere il coinvolgimento del Consiglio Cree nei sforzi di ricostruzione. Non si tratta però dell'unico motivo per la sua visita. Tutti i Cree, attualmente in forza ai Nova Corps, dovranno incontrare l'accusatrice per l'interrogatorio programmato. Vi potrebbe essere richiesto di fornire i vostri documenti genealogici e la vostra cartella clinica recente. Non la vostra cartella Nova Corps, ma quella redatta da un medico Cree, scelto dall'elenco del Comitato per la Purezza. Se vivete insieme ai vostri figli, anch'essi potranno essere interrogati. Ah, ma mo che soggiogata, Nikki potrebbe dire ciò che ha detto a noi qualche giorno fa, ovvero che noi siamo i suoi genitori, siamo il padre. E per Corel, non so cosa. Quale potrebbe essere la sentenza? Ciò che potrebbero fare se scoprono che Nikki non è pura e non è tutta Cree, non so che cosa fanno né a Nikki né soprattutto a Corel. Non sono ammesse defezioni. L'accusatrice sarà più che disposta a
e tracciarvi sul vostro posto di lavoro e scortarvi in una sala di interrogatori. Siate puntuali. Perché mi dispiace ora? Beh, niente male. Per l'audace eroismo contro una tirannia implacabile. È l'encomio più importante concesso dai Kree. Perché io non li ricevo mai? Perché non sei un Kree. Cose eroiche. Perché tu non sei un Kree. Infatti. Andiamo avanti. Questa di chi è la stanza? Sempre di Nicky, vedo disegni sulle pareti. Vediamo. Oh, wow! I Kree leggono fumetti. Sono sorpreso. Peccato che quando interagiscono non posso togliere l'occhio dell'aquila, fra virgolette. Quindi questo posto potrebbe valere una fortuna. Di che cifre parliamo? Se è come sulla Terra, che alcuni fumetti, come ho detto nel primo episodio, possono valere 7 miliardi di euro. Non così tanti, però milioni anche, sì. Una specie di tingitrice. È normale che i Kree si tingano i capelli. Solo se nascondono qualcosa. Ah, non è che ha i capelli biondi Nicky? I documenti di Nicky. Però qualcosa non torna. Perché? In che senso non torna? Non lo so, come se fosse segnalato. Non saprei dirti. Sui documenti c'è la data di nascita della bambina. È in linea con i tempi di gestazione dei Kree? Non ne ho la minima idea. Cazzo, ne sappiamo. Non siamo umani. Ok, ci sono. Brutte notizie, rubacuori. Cosa è successo? Vieni, così te lo mostro. Andiamo subito da Rocchetto e scopriamo cosa sta succedendo. Ok. Ehi, hey, Quill, vuoi vedere questa cosa o no? Sì. Vai. Cosa sto guardando? Niente. È il capitano. Avrà un diario di bordo. Perché? Tu lo tieni? Voglio dire che sono scomparsi, tutti. Sembra quasi che l'unimente abbia voluto eliminare ogni prova. Ah. Hai già provato a spegnerlo e riaccenderlo? Non esistono copie. Le navi Nova non hanno un server centrale o qualcosa di simile. Un tecnico delle scuole medie superiori. Sì, se ci sono fantasmi nel sistema, è lì che... Mi rifiuto categoricamente! Sta parlando di dati, Drax, non di fantasmi veri. Giusto? Sì, ma dovremo accedere direttamente al Nexus. E quello è sul ponte. Oh, resteremo no, quindi dobbiamo qui fare finché non bom sapremo bom che cosa è successo. Al centro operativo, allora. Stando alla piantina della nave, da qui si dovrebbe arrivare al ponte. Comunque, a Gamora ci sta bene questa armatura. A Peter, no. Rapporto per il cane. Un altro sacerdote. Ok, quindi dietro a questa storia c'è la... Oh, merda. No, Betro, resisti così, un altro po'. Ciao sacerdote, come la fa? Come la butta? Ah, no, anche il corpo. Ah. What the? Rapporto per il cane, siamo sotto attacco! Fuoco? Ma io avevo pensato al fuoco, perché di solito quelli sono elettro, ghiaccio, fuoco. Aia. Fai così, colpo, no. Blocca. Butta. Guardate che ci prova con l'assassina. È una mia impressione o gli facciamo il solletico? Dobbiamo assolutamente abbatterlo. Questo può dare un pochino di stordimento. Un uomo prete o un pretero? Non lo so, ma ci metterei la parola mortale in mezzo da qualche parte. Cavolo, il robot gigante sa incassare bene i colpi. Vai, butta due granate che quasi morto. Ah no, cavolo. Respiri profondo. Ha una doppia vita. Il mio immenso potere sprecato. Io sono per dire al cane che è un robo prete e non un pretero. Perché non entrambi? Ma povero Groot. Basta fare male ai miei amichetti. Sono le bombe intelligenti. Facciamo così, li facciamo un pochino di male. Vai. Attacco combinato, sperando che li facciamo un pochino di male. Boom. Ah, l'abbiamo distrutto? Iniziatore. Prete robot. Buono suo impeto. Dice che il cagnaccio non risponde. Prova ancora. Buono.
Noi cerchiamo di trovare una via d'uscita. Davvero? È la stanza dei server, vero? E nei server ci sono i dati. Sempre se non hanno cancellato anche da qui. Testa. Serve un terminale centrale. Hai detto che il ponte era oltre quel corridoio. Dobbiamo farci strada da quella parte per poi salire in qualche modo. Ok, facciamo in questa maniera. Funzionerà. Sì. Bella mossa, Peter Quill. Grazie. Almeno ogni tanto quest'oggi riesco a fare. Come faccio a sapere perché Fufi non risponde? Prova ancora. Ok, pensavo andasse automaticamente, invece dobbiamo fare. Non ho mai capito con quale magia si voi possono immagazzinare così. Non volete venire. Aspetta, qui? Parli dei server. Tutto, server. Ok, dunque, stando alla mappa, il Nexus dovrebbe essere sopra di noi. Vuoi che scagli il roditore? No! No, di nuovo! Ok, guardiamo in giro. Magari troviamo qualcosa. Cacchio, quanto mi piacerebbe accedere a uno di questi server. Pensavo che fosse il nostro piano. Il piano è raggiungere il ponte e sperare che qualcuno abbia lasciato il Nexus sbloccato. Non mi farei illusioni. Quindi dobbiamo salire di sopra. Eh sì, c'è proprio la strada fatta dritta per dritta. E pensare che ci saremmo risparmiati tutto se il roditore non avesse rotto il metro. Gli stai dando la colpa? Ma non credi che sia stata colpa sua. E il tuo corpo enorme gli ha dato i 50 colpi precedenti. Ehi, Groot, hai avuto qualche segnale da Cosmo? No, soltanto prima ci ha parlato. Ancora niente. Forse una volta sul ponte avremo un segnale migliore. Ehi, non credo che funzioni così. Che avanziamo? Ah, eccolo il Nexus. Vero? Si ho detto, ok, ci siamo, tutti? Il centro di comando. No. E quello sarà il terminale di controllo del Nexus. Speriamo di trovare qualcosa di utile. Credo che l'onore spetti a te, Quill. Qui c'è un altro terminale. Teme che il Nexus nasconda delle trappole. Così no. Codice d'accesso 0025. E questo già è utile. Provo qualcosa di diverso, fatemi sapere che ve ne pare. Calor si assicurò che la porta fosse chiusa. Tirò le tende della finestra. Sedette e si chiese quanta verità ci fosse in questa storia. La cliente era stata piuttosto convincente, tipico dei bugiardi. Eppure qualcosa non la convinceva. Tamburellò le dita sul fascicolo del caso. Ma non lo aprì. Si alzò invece e si diresse verso il lavabo. Si guardò allo specchio, fece una smorsa e si voltò. Gli aveva offerto troppi soldi per il lavoro troppo triviale. Non quadrava. L'incertezza lo tormentava. Tornò di corsa al fascicolo. Accese la luce e cominciò a girare attentamente le pagine. Ecco. Eccolo. Improvviso sul retro della foto un numero 0025. Una combinazione forse, un contatto. Si precipitò fuori. Era ancora in tempo a pedinare la cliente. Non vedeva l'ora di scoprire dove l'avrebbe portato. Quindi 0025. Hai trovato informazioni utili, Peter Quill? È qualcosa. Un altro terminale questo. Ha paura dei fantasmi. Ma questo è il terminale bianco. Quindi di accesso 663. Il rapporto sull'esplorazione aereo fatto. Organizzare scuola va bene. Crede in te stesso. In corso nessun risultato. Ricordo di mangiare qualcosa. Cosa da fare? Solo dei registri personali. Mi servono 8 cifre. Bloccato. Chissà se Nicky non voleva assolutamente che la madre sapesse della chiave che mi ha dato. Se la scheda di una ragazzina aggira il Nexus. Siamo dentro! Ma che dici? Sì! Ragazzi, ci siamo! Ah, l'ha fatto automaticamente. Ho sempre voluto vedere i miei dati. Fai personale. Sappiamo già dove lavora la tua ragazza, Quill. Agente di Thanos. Gamora, vuoi spiegare? Non saprei, a parte che non ero io. Non è che questo è quello che stava in prigione qualche episodio fa? Guardate, Nicky ha un suo file. Noia. Qui deve esserci qualcosa. Vediamo questo. Credo che sia Corel o un centurione. Quella è
La nave che abbiamo trovato nella zona di quarantena. Sì, è dove c'è il blob spinoso. Qui è più forte. Siamo vicini. Questo qualcosa gli sta... Troppa interferenza. Spaccando la testa. Centurione Corel! C'è qualcosa? La gemma! Sì! È la gemma. Ehi, tu cosa? Attenzione! Razzo! Ma anche Corello dice razzo che... Sì, qualcosa... Quella dovrebbe essere la gemma della mente, forse. Ecco perché... Razzo. Quella cosa... Sì, quella non cosa... sarà... È quella cosa è la creatura che ha divorato il nostro mostro. Può essere un sacco di cose. No, ci era sarà quella. Un motivo se è una zona vietata. No, tu sei un mucchio di balle. Quell'affare non ci riguarda per niente. È la gemma a cui abbiamo sparato dentro la zona. Rocchetta ha ragione. No, voglio dirlo. La gemma che ha preso Corella. Quella a cui abbiamo sparato dentro la zona di quarantena. Abbiamo? Sei tu che hai sparato. Ok, le ho sparato io. Il punto è che quell'essere d'ombra è uscito da lì. È colpa nostra. La zona di quarantena è una vera trappola. Ok, abbiamo liberato un essere d'ombra. Ne siamo usciti vivi. Ce l'avrà fatta anche la tua ragazza. Ma se non hai fatto altro che dire che è morta. Magari è viva, magari è morta, chi lo sa. La cosa importante è che noi stiamo bene. Corel è tosta. Se qualcuno ce l'ha fatta è lei. Lo so. Quindi dovremmo ritornare nella zona di quarantena. Vediamo l'altra cosa, se ci fa vedere qualcosa, no? Tutto distrutto. È il predicatore? Quello che stava dicendo che stava accettando. I due preti sono ritornati. Guardiani. Raker, sì. Della galassia. Purtroppo c'è stato un malinteso. A me sembra tutto abbastanza chiaro. A volte certi sacrifici sono necessari. Ho fatto un controllo. Groot, vola tra le stelle. Grande unificatore Raker, giusto? Sì. Innanzitutto che bello trovare qualcuno che ci conosce, vero ragazzi? E che bello che non avete provato subito a ucciderci, soprattutto i tuoi due amichetti. Potevano farci a pezzi in due secondi appena siete entrati. E di questo noi vi siamo molto grati. Detto questo, non arriva la nave? Giusto un paio di domande, tipo... Dove sono il centurione Corel e sua figlia? Infatti. Siete venuti a cercare la verità. Gioite. La matriarca desidera condividerla. La matriarca? Chi è? Il blob spinoso d'ombra? Oh! Questa è una pessima notizia. Che senso non risponde? Venite. La matriarca a te. È che la matriarca è morta. Questa è la navetta di Corel. Quella è la nave della matriarca. Un pochino grande. Ok. La matriarca, capitolo 8. Che cos'ha il teletrasporto? Niente, Fufi non risponde. Siamo bloccati qui. Ehi, la palla di Bulge ci ha lasciato tenere le armi. Dimostra un'assenza di paura. È una tattica consolidata. I guerrieri catatiani combattono spesso completamente nudi. No, ora sono 4. Anche se questo potrebbe essere un ottimo diversivo. No. Drax, non lo va. Anche no. C'è qualche altra idea? Sai sbavare? Sì, so sbavare. Sai dimenarti? Sì, me la cavo che bene. Devo dire, la malaria. Al mio segnale, cadi, sbava e dimenati. Mentre sono distratti, scappiamo per uno dei corridoi laterali. E io invece? Beh, tu, ecco, ti sacrifichi per noi. Come vero capitano. Seguitemi.
Forza, Quill. Ora afferrati il petto e cadi. Trova un altro piano.